Buonasera, ben arrivati a tutti all'apertura del Cortile dei Gentili nella sua tappa palermitana. Più o meno un anno fa il cortile ha cominciato a Bologna, poi esattamente un anno fa a Parigi, a Bucarest, a Firenze, a Roma 3, a Tirana e oggi a Palermo, oggi e domani a Palermo. In realtà il cortile non comincia stasera, per quanto c'è la solenne inaugurazione e diciamo una prolusione vera e propria, ma già da stamattina alle 10, in collaborazione con la LUMSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta, è già cominciato il cortile chiamato Cortile e Narrazione, un laboratorio di scrittura creativa guidato dal dottor Stash Gabronski di Rai Educational, che dalle 10 alle 17 con circa 100 giovani hanno lavorato alla scrittura. Ma bisogna anche dire che da circa 2 settimane per la prima volta ha preso anche il via il cortile dei bambini qui a Palermo. È stato guidato ed è guidato dalla dottoressa Patrizia Martinez ed è con grande piacere e anche stupore che abbiamo visto arrivare già più di 300 disegni e domattina dei bambini. Domattina nella piazza, domani pomeriggio, nella piazza della cattedrale, tantissimi altri bambini continueranno a disegnare la loro isola su circa 50 metri di carta, un lungo rotolo che sarà posto nella piazza della cattedrale. In proposito, mi piace, poiché siamo a Monreale, leggere soltanto uno, e lo mostro per dire la verità della cosa: c'è un disegno dell'isola con un sole i cui raggi sono onestà, legalità, addio pizzo, speranza e giustizia. Giulia Rosano scrive: Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi avete ammazzato e col cuore spento l'hanno ritrovato. Lui credeva nella legalità e la insegnava ai ragazzi della città. Era alla festa del suo compleanno e a casa da solo stava tornando. L'avete chiamato, si è voltato e senza pietà gli avete sparato. Ma le buone idee di Don Pino, il prete, dalla mente dei ragazzi mai cancellerete. Giulia Rosano. E prima di iniziare ricordo anche che un'altra novità parte col cortile qui a Palermo. Siamo già in diretta streaming con Google Plus, perché Google è diventato partner del Cortile dei Gentili e quindi adesso ci si può collegare online e anche domani sia con il canale Google che con YouTube. Tramite Google Plus, infatti, in diretta si possono fare dei commenti, delle domande, e particolarmente proprio le domande, a partire da stasera, se qualcuna già ci fosse, saranno portate qui al tavolo dei relatori, domani a Palermo, perché sarà così che verrà risposto alle obiezioni all'evento che costruiamo insieme dal vivo. Detto questo, ho esaurito il mio compito e ringrazio di tutto cuore Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo di questa magnifica chiesa, che non appena ha avuto la notizia che desideravamo, il Cardinal Ravasi desiderava iniziare proprio da qui per il significato che tutti ben sappiamo, con entusiasmo ha accolto la nostra proposta e ci sta ospitando. Grazie, grazie Eccellenza, a lei la parola. Eminenze reverendissime, signori cardinali, Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e Paolo Romeo, arcivescovo metropolita di Palermo.
Eccellenze carissime, miei confratelli nell'Episcopato qui presenti, onorevoli signori, autorità civili e militari tutti, gentili signore e signori, con sincero compiacimento mi assumo il gradito e onorifico incarico di dare loro il benvenuto in questa Basilica Cattedrale, luogo specialissimamente emblematico dell'incontro di Dio con gli uomini nel segno della fede e dell'arte da essa ispirata e dell'incontro pacifico e pacificante delle culture. Porgo questo gradito saluto, impersonando anche e rappresentando i sentimenti di deferenza e amicizia dei signori canonici del capitolo cattedrale, del clero cittadino tutto e del popolo fedele della città di Monreale, a cui più direttamente, seppure con mansioni e forme differenti, è affidata la plurisecolare custodia della Basilica d'Oro. Nel salutare tutti mi permetto di porgere loro, e lo faccio parafrasando il testo di un'acuta interpretazione di Romano Guardini, illustre visitatore di questo Duomo, che tutti possiate in esso, in questo Duomo, anche se per il breve momento di questa serata, vivere nella beatificante luminosità dello sguardo. Ancora benvenuti e grazie. Adesso seguirà una piccolissima e brevissima esecuzione musicale, anche grazie al magnifico organo che tutti qui ben conosciamo, e quindi prenderà la parola a Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi per la relazione inaugurale.
Vorrei iniziare questa riflessione con voi con una sorta di confessione personale. Come molti di voi sanno, ho trascorso buona parte della mia vita parlando in pubblico. Ho avuto i contesti più differenti, le città più diverse, le nazioni più diverse anche. Ma vi confesso che questa sera provo un'emozione assolutamente unica, un vero e proprio imbarazzo, direi, anche perché voi non riuscite a vedere ciò che io riesco, noi riusciamo in questo momento a vedere. E di fronte a questa straordinaria meraviglia, ogni parola, ogni riflessione risulta in qualche modo stonata, perché in questo luogo dovrebbe per eccellenza trionfare quell'esperienza che è considerata da tutte le grandi religioni come l'ultima, in assoluto, cioè la contemplazione. Ricordate le ultime parole del libro di Giobbe, dopo il lungo suo itinerario di sofferenza, di oscurità. Io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E da quel momento in avanti egli tace. Ecco, l'ascolto è importante. Paolo stesso dirà che lo vedremo faccia a faccia, lui, Dio, alla fine, così come egli è. Ecco, in questa luce diventa difficile veramente parlare anche di elementi che sono pesanti, che fanno parte della corporeità, corposità e qualche volta carnalità della storia umana. Come dobbiamo fare questa sera? Io allora vorrei procedere così, lasciando quasi in un certo senso a una premessa, la scusante per il discorso che poi farò. Dopo aver lasciato anche nell'implicito il ringraziamento, il saluto che rivolgo a tutti voi a partire dal Cardinale Arcivescovo di Palermo e dall'Arcivescovo di questa superba cattedrale di questa città e a tutti voi, lo lascerei proprio implicito e vorrei subito mettere due premesse che in un certo senso mi permettono poi di fare la riflessione in una maniera più concreta, più immediata, anche se sempre a livello, se si vuole, di principi. Vorrei cioè mettere due parole che sono tra l'altro il filo conduttore anche del tema sterminato che si è scelto per stasera, cioè fede, cultura, società. La prima parola necessaria qui, e sarebbe l'unica da pronunciare, è appunto la parola bellezza, scontata, abusata qui, da non pronunciare perché parla attraverso la visione. Eppure la dobbiamo proporre, la propongo secondo due profili che non sono sempre considerati. Perché se io dovessi chiedere a ognuno di voi una definizione o comunque una riflessione, un'analisi della bellezza, io sono convinto che ci si ferma sempre al primo aspetto, a cui farò cenno tra poco. Io invece i due aspetti li voglio rappresentare attraverso la voce di due grandi personalità della cultura. Inizierò con un poeta. Un grande poeta austriaco, Rilke, il quale all'inizio di una delle sue opere più famose, Le elegie duinesi, è proprio il primo verso della prima
elegia duinese. Ha una frase diventata celebre proprio sulla bellezza. Denn des Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang. Il bello, la bellezza è solo l'inizio, vedete, dello schrecklichen, del tremendo, del terribile. Ancora un'altra voce, Virginia Woolf, grande scrittrice. La bellezza ha due tagli, uno di gioia, l'altro di angoscia, e taglia in due il cuore. Anche Benedetto XVI, quando era cardinale Ratzinger, mandando un messaggio a un incontro, usò proprio la categoria ferita per parlare della bellezza. E ciò che ferisce lascia qualcosa che sanguina, che inquieta, che turba. Ecco, io direi che la Sicilia, ma anche se volete già questo monumento e tutto ciò che lo circonda, le bellezze di Palermo e tutto ciò che che circonda queste bellezze, sono ininterrottamente incrociate tra di loro con questi due volti, perché se è vero che abbiamo Monreale, abbiamo la Cappella Palatina, abbiamo paesaggi mirabili, abbiamo delle vere e proprie storie culturali epifaniche in questa terra, però al tempo stesso dobbiamo dire anche che abbiamo questa bellezza incastonata oggi in orribili agglomerati urbani, abbiamo devastazioni ambientali, abbandoni, abbiamo appunto la corruzione, l'illegalità, la degenerazione, abbiamo le pietre, quelle pietre che hanno visto momenti di splendore, ma anche in passato questo accadeva, striate di sangue, abbiamo appunto anche la mafia. Ecco, la bellezza è ininterrottamente deposta in grembi oscuri ed è per questo che noi non dobbiamo farla morire, anzi farla fiorire, perché riesce anche a dominare il tremendo, riesce anche a lenire l'angoscia, come diceva Virginia Woolf. Questa era la prima riflessione che volevo dire. La bellezza non è retorica, la bellezza anche inquieta e ti fa guardare anche a tutto ciò che è attorno e che è la negazione di essa. Difatti, bellezza e bruttezza e bruttura sono ininterrottamente insieme nell'interno della storia e forse qui, in questa terra, lo si vede in maniera incisiva. La seconda riflessione invece che vorrei fare è quella che riguarda la parola, anch'essa che è dominante nell'interno di questo spazio, che è nel tema di questo cortile dei gentili particolare che noi svilupperemo, ed è la parola cultura. Cultura, tra l'altro, pochi sanno che è una parola recente. È stata inventata nel 1700, è stata inventata in tedesco, sulla base latina, evidentemente, Kultur. E questa parola indicava soprattutto il livello alto del conoscere, indicava l'intelligenza, indicava le arti, le scienze. Non era ciò che intrideva la quotidianità. E qui ancora ecco che io vorrei sottolineare due volti. Ora noi sappiamo che a partire dal secolo scorso questo concetto è stato sostanzialmente superato. Cultura è un concetto, come si suol dire, antropologico. È trasversale,
appartiene a tutti. È la rappresentazione della realtà umana, purché sia attraversata da un guizzo di coscienza, di intelligenza, di consapevolezza. È per questo che anche il lavoro dell'operaio, se è fatto con consapevolezza, è un'opera di cultura, si parla di cultura industriale. La cultura perciò è ancora forse quello che ci avevano insegnato i grandi del passato, la cultura classica, che usava, per parlare di cultura, usava queste parole, in greco paideia, e paideia è la formazione, l'educazione globale della persona, oppure in latino humanitas, l'umanità in quanto tale. Ecco perché allora abbiamo bisogno di ritrovare la cultura come un elemento trasversale che feconda con la coscienza, con la sensibilità, con una profondità interiore, tutto l'agire. Ed è per questo che tutte le volte che si semina bruttezza e bruttura, tutte le volte che c'è violenza, tutte le volte che c'è appunto questo scardinare che fa la criminalità dell'armonia sociale, si ha in cultura. Per cui non è corretto parlare di cultura mafiosa, per esempio, anche se è diventato un luogo comune, è l'esatto antipodo. Ed è una realtà che deve, per esempio, attraversare il linguaggio. Dobbiamo cominciare a purificare la nostra stessa lingua. C'era un premio Nobel della letteratura messicano, Octavio Paz, che diceva: un popolo comincia a corrompersi quando si corrompe la sua grammatica. E il parlare così dei nostri giorni, così squallido, la chiacchiera, la volgarità, la banalità, la superficialità, è un segno di profonda incultura e quindi disumanità. O ancora, la strada. Non è uno dei capolavori della letteratura italiana, ma è stato, ci ha accompagnato, almeno la mia generazione, adesso non più, ci ha accompagnato la nostra generazione, almeno, non di Monsignor Raspanti, ha accompagnato la nostra infanzia, adolescenza, il cuore di Mondo de Amicis. E ha una frase che è significativa. La cultura di un popolo si giudica dal contegno che tiene per strada. La sguaiataggine, la caduta di stile nelle relazioni anche pubbliche, che è iniziata a partire dalla politica, che come sempre poi si riflette e al tempo stesso è un riflesso di una decadenza o di una gloria eventualmente di un popolo. E ancora, un altro elemento, direi, tutte le culture, credenti o non credenti, devono riconoscere che tutte le culture hanno un'anima religiosa, comunque la si voglia definire. Ebbene, purtroppo vediamo anche tante volte che questo nucleo spirituale si sfalda, si sfilaccia. Come spesso accade, io dico, non è tanto l'ateismo nobile che io incontro spesso nel cortile dei gentili, con grandi figure, le incontreremo anche domani all'università, che non hanno una visione trascendente nel senso che intendiamo noi qui, eppure hanno una finezza spirituale, umana, etica. No, io penso piuttosto a quella sorta di nebbia grigia, di mucillaggine in cui noi siamo, che si chiama indifferenza, l'indifferentismo. Che Dio esista o non esista è una questione del tutto insignificante.
che ci siano dei valori gloriosi che ci superano, che sono da cercare. È una realtà, quasi una perdita di tempo di fronte alla bieca quotidianità sulla quale siamo chini e curvi. Ed ecco allora, vedete, che se c'è qualcosa di religioso è la superstizione, è un devozionalismo che non incide nell'esistenza, è un folklore, o peggio nelle forme più evolute, urbane, soprattutto dei paesi esteri, ci sono queste nuove forme di vaga spiritualità o di vaga indifferenza, negazione, in cui, come io dico spesso, si miscelano insieme messaggio e massaggio, yoga e yogurt, una cosa che alla fine si preoccupa soltanto di una esteriorità, non di una spiritualità veramente culturale che artiglia le coscienze. Queste erano le due grandi parole che sono incise qui, che parlano da sole: la bellezza che ci costringe a vedere il brutto e quindi ci angoscia, e dall'altra parte la cultura che dovrebbe essere invece una sorta di filo d'oro che attraversa l'intera esistenza. E a questo punto entro, se volete, anche nella riflessione e nel tema, e lo faccio mostrando di questo tema così vasto, dicevo così fluido anche, fede, cultura, società, lo faccio facendo estrarre, quasi estraendo dal terreno tre radici, tre tra le tante. L'albero della fede, della cultura, della società cresce a infinite ramificazioni, e su questi tronchi, sul tronco e sulle ramificazioni si impegnano infinite discipline, dalle autorità civili, politiche, ecclesiali, si impegnano i sociologi, gli psicologi, tutta la cultura in senso lato, in senso nobile come dicevamo prima, e così via. Io invece vorrei soltanto scegliere tre radici e naturalmente le esprimo ricorrendo, ma andando anche oltre, a quel grande codice della nostra cultura che è pur sempre la Bibbia. Non perché io sono di formazione e di professione, sono stato lungamente un biblista, no, perché io ritengo che è necessario, se vogliamo ricostruire ancora questo albero, farlo crescere, ritornare sia a questo grande codice che è la Bibbia, sia a tanti altri grandi segni, stelle che sono accese nel grande mondo della ricerca umana. Pensiamo soltanto, per dire un altro nome, assieme all'arte, pensiamo alla Divina Commedia. Ebbene, prima radice è una parola sola, userò delle parole semplificanti, semplici anche. La prima parola assolutamente necessaria per costruire quell'albero e quell'architettura è la parola persona. Si potrebbe essere fin banale dirlo. È il soggetto che è lì, la prima realtà, la cellula che fa sorgere la società, che fa generare la cultura, la riflessione, l'approfondimento, e che dall'altra parte si apre all'eterno e all'infinito. Ebbene, io vorrei prendere ora due versetti soltanto, che sono in incipit alla Bibbia, in apertura, nella prima pagina quasi. E questi due versetti li vorrei usare per rappresentare il volto della persona e per vederne poi anche l'umiliazione. E questa seconda parte sarà spontanea, la sappiamo tutti, la conosciamo, perché tutti noi abbiamo sfregiato quel volto
il volto autentico della persona. Faccio riferimento, appunto, ho detto, alla Bibbia. Dopotutto, l'avete sentito forse, io l'ho citato in più occasioni, quello che diceva Nietzsche. Nietzsche detestava il cristianesimo, ha combattuto l'anticristo, una delle sue opere, ha combattuto la cultura cristiana per introdurre ancora la cultura pagana, diceva. Però doveva riconoscere, purtroppo ai nostri giorni sempre di meno lo riconosciamo, qui lo dobbiamo riconoscere. Lui diceva, tra ciò che noi proviamo, noi tedeschi, alla lettura di Pindaro di Petrarca e ciò che noi proviamo alla lettura dei Salmi, c'è la stessa differenza tra la terra straniera e la patria. La Bibbia per noi è la patria. Il nostro orecchio, e allora soprattutto poi di matrice protestante a maggior ragione, ma ormai anche per noi, il nostro orecchio è come se fosse una conchiglia che ha l'eco del mare, ancora l'eco di alcune espressioni bibliche, anche se non siamo credenti. E lui lo riconosceva, dice Pindaro e Petrarca saranno pur grandi, ma sono la terra straniera, qualcosa da conquistare. Quella è la nostra culla. Ebbene, Genesi 1,27. Sentite un po' questa frase che avete sentito mille volte. Risentitela e immaginate per un momento di vederla scritta e di ritrovare una spiegazione nell'interno, già fatta dall'autore, che non è nella linea di quello che voi pensate, normalmente. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Qual è l'immagine di Dio nell'uomo? Quanti hanno risposto anche nella classicità cristiana? È l'anima, la spiritualità. Qui non lo si dice. Provate a risentire e a vedere quello che si dice è la legge fondamentale della poesia e della letteratura semitica, e quindi ebraica, cioè il parallelismo, per cui a una riga ne corrisponde un'altra simile che ti spiega ciò che hai detto prima. Ascoltate, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Creò immagine, maschio e femmina. L'immagine di Dio è che siamo uomo e donna. E non perché Dio sia sessuato o abbia una compagna. La Bibbia combatte continuamente questa concezione materialistica che era propria dei popoli circostanti, gli indigeni, i cananei, per esempio, della Terra Santa. Qual è l'idea fondamentale? Voi vedete come Dio ha creato l'uomo e la donna, così l'uomo e la donna creano generando, dando la vita e continuando il flusso della storia. Dio quasi dà il colpo iniziale e poi lascia che l'umanità, con questo seme che egli ha deposto, con questa energia, continui la creazione. Ma se è vero che il suo gesto di creazione è stato un aprire il suo silenzio, è stato un aprire la sua perfezione chiusa in se stessa, è stato il suo bisogno di interloquire, di avere un interlocutore diverso da sé, e quindi è stato un atto d'amore, allora voi riuscite a vedere che quando noi vediamo i due innamorati, quando vediamo l'amore del mondo, noi vediamo la vera statua di Dio, l'immagine, la vera rappresentazione di Dio. Non una statua,
sia pur mirabile, non neppure un'immagine creata dall'arte, è l'immagine vivente dell'uomo e della donna che si amano e generano e danno la vita. Il punto di partenza fondamentale, la gloria della persona è saper amare. E qui evidentemente il discorso si allarga, non è solo l'amore che genera fisicamente, è tutta la capacità di fecondità che ha in sé l'amore. Ed è per questo che allora tutte le volte, qui il discorso che si ferisce, si rompe, si spezza, si infrange l'amore. Tutte le volte che si cancellano le voci d'amore, questa poesia straordinaria di Giulia, questa rappresentazione dell'aver visto una persona che attestava senza la generazione, in questo caso esiste una generazione spirituale, tant'è vero che diventa padre, viene chiamato padre, ecco, tutte le volte che si cancella il capolavoro di Dio, la creazione, si cancella la sua immagine. Secondo testo che vorrei ricordare per illustrare questa categoria, persona, ed è in Genesi 2:7, anche qui l'interpretazione che di solito si ha non è del tutto piena e corretta. Dio plasmò il Signore, plasmò l'uomo, si dice in Genesi 2:7, con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici una, e in ebraico abbiamo una frase, un'espressione, una locuzione, Nishbat Chaim, che di solito viene tradotto un alito di vita, ed ecco divenne un essere vivente. Certo, è la vita, ma non è sufficiente. Non è certamente lo spirito vitale, l'hanno anche gli animali. Nishmat Chaim l'hanno soltanto, è 22 volte che risuona nella Bibbia, l'hanno soltanto, Nishmat Chaim, Dio e l'uomo e la donna. Non l'hanno le altre creature, che pure hanno Ruach, lo spirito vitale. Quello che ci permette di essere viventi in questo momento. Noi abbiamo qualcosa di più. E per capire che cosa sia questa realtà che ci insuffla Dio e che ce lo collega, una specie di canale diretto che ci collega a Lui, che ci rende ancora simili, vedete, a Lui, è forse preziosa una frase di Proverbi 20:27. Libro dei Proverbi, dove si dice che la Nishmat Chaim, sentite bene questa rappresentazione molto barocca, molto semitica, orientale, la Nishmat Chaim è una fiaccola del Signore, una lampada che illumina il cuore e le stanze oscure, le camere oscure, i recessi segreti. Ora noi sappiamo che il cuore è la coscienza e i recessi segreti potremmo dire è l'inconscio, ciò che è più nascosto. Qualche volta nella Bibbia si parla di reni. Allora a questo punto vedete che cos'è mai questa Nishmat Chaim che Dio ci ha dato? È, se volete, la coscienza. Coscienza e autocoscienza al tempo stesso, non soltanto l'autocoscienza di sé, ma anche la coscienza morale. Tant'è vero che subito dopo l'uomo dove è messo? È messo solitario, all'ombra di quell'albero che non è nella tassonomia botanica, l'albero della conoscenza del bene e del male, è la morale. L'uomo libero, creato libero, con la coscienza del bene e del male. E qui allora abbiamo, vedete, questa realtà che tante volte si cerchiamo noi in tutti i modi di far tacere, ma al tempo stesso è costitutivo con noi. E siamo convinti che anche nell'interno del criminale
questa nishmat chayim, questa fiaccola che lui ha cercato di spegnere in tutti i modi, è lì ancora. È quello che diceva, non so, qualcuno di voi forse avrà visto quel capolavoro che sono i 10 film che Kieslowski ha fatto sul Decalogo. I 10 comandamenti, i 10 film, questo regista polacco, che non era poi di particolare espressione religiosa. E lui diceva, io ho fatto questi 10 film ambientandoli nel presente, sono parabole che attualizzano i 10 comandamenti, perché dice, quelle 10 stelle sono lì nel cielo, noi le violiamo tutti i giorni, ma loro stanno lì, sempre, a ricordarci la coscienza. Ecco, noi dobbiamo far sì che anche nelle giovani generazioni, parlavo prima di cultura e di educazione, dobbiamo far sì che esista sempre questa trascendenza. È ciò che ci collega a Dio, ciò che ci collega direttamente. L'altro, maschio e femmina, è la relazione orizzontale, questa è la relazione verticale. Entrambe devono stare unite. Io concludo questa prima radice che abbiamo descritto con una rappresentazione della persona che io affido anche idealmente a credenti e non credenti. Per i credenti forse è più facile un certo tipo di discorso se riflettono, ma anche per i non credenti sono convinti sulla base di questo discorso sulla coscienza. Ebbene, vorrei ricordare, lo cito spesso questa pagina, anche se è di un libro che è di somma difficoltà nella lettura, è un libro sostanzialmente destinato agli specialisti, cioè il Tractatus Logico-Philosophicus che scrisse nel 1921-22, se ricordo bene, Ludwig Wittgenstein, questo filosofo austriaco. Lui nella sua prefazione, sapete che le prefazioni si scrivono alla fine dei libri, dice quello che vuole fare nel libro. E lui dice, quello che io volevo fare era descrivere i contorni di un'isola. Questo è facile, lo si può fare. Pensate, una piccola isola, voi che siete in un'isola, basta stare sulla battigia, sul litorale, guardi e vedi il confine, la finitudine, la finitezza. Ciò che ho scoperto alla fine, scrive, era la frontiera dell'oceano. Se voi camminate lì e guardate solo di qua, vedete che noi siamo pelle, finiti, siamo un oggetto. Ma paradossalmente, se guardiamo su questa pelle, battono le onde di un oceano, di qualcosa che non riusciamo, l'universo sarà. Questo adesso dicono il multiverso, perché sono molti universi, non uno solo. Oppure semplicemente il trascendente, il mistero, il divino, quel canale. Seconda parola, sono due parole, una coppia in questo caso. E questa è veramente uno dei temi capitali per il discorso di tutte le società, non solo di una società come la siciliana. È vero, si è usato ormai la mafia, per esempio, è diventato una parola simbolo che viene usata in contesti diversissimi, ma viene usata con accezioni completamente diverse, quindi è di tutti, non è solo un problema che riguarda questa terra o che riguarda, per esempio, con altri nomi, la Calabria o Napoli o la Campania, e che riguarda la Lombardia, la mia terra d'origine, che è ugualmente, come si vede bene, infettata da questo stesso interrogativo. Le parole sono due, diritto e morale. Sono fondamentali, io credo, per la cultura, la fede e la società. Diritto e morale, però.
Notate bene che non sono del tutto sinonimi, anche se sono tra di loro coniugati, devono coniugarsi. Hanno una loro autonomia, ma non una separatezza. E qui a questo proposito io vorrei prendere ancora una volta una frase biblica lapidaria. La sapete tutti, credenti e non credenti la usano. È l'unico pronunciamento politico esplicito che ha fatto Cristo. Ve lo ricordate? Date a Cesare, rendete a Cesare quel che è di Cesare e rendete a Dio quel che è di Dio. E lo fa attraverso una parabola in azione, come usano molto i semiti, come usiamo anche un po' noi popoli mediterranei, che non parliamo soltanto con le labbra ma anche con le mani, con la corporeità. Cristo infatti chiede prima la moneta e la moneta dice: di chi è l'immagine? Notate, e quelli rispondono: di Cesare. E allora ecco, rendete a Cesare quel che è di Cesare. E dall'altra parte, qual è la seconda parte dell'azione simbolica? È quella che io ho fatto prima. L'uomo e la donna sono immagine di Dio. Quindi vedete che contemporaneamente noi siamo coinvolti nell'interno di una realtà che ha una sua autonomia, ha una sua dignità, ha una sua qualità specifica, cioè il mondo di Cesare, il mondo della società civile, il mondo dell'economia, il mondo della polis, della politica, che ha delle sue norme ben precise. Non è del cristianesimo la concezione, che pure è un'altra visione, la concezione islamica. La Sharia fa sì che il codice di diritto civile sia il codice di diritto penale, sia il codice di diritto canonico, si identifica nella Costituzione, sia il Corano, anche se poi con qualche variante, però siamo lì. Tant'è vero che si dice Repubblica Islamica, per esempio. Il cristianesimo no, riconosce un'autonomia propria. Esiste perciò la legittimità di un diritto, di una normativa, di una legge, di una giustizia precisa, costituita dallo Stato, costituita dalla società civile. E Cristo dice: bisogna rendere, rispettare. Tutte le volte che si viola la legalità, non si compie solo un atto che è penale, si compie anche un atto che colpisce la seconda dimensione, quella che adesso illustrerò, la morale. Si colpisce anche la complessità della persona, che ha in sé anche una dimensione civile e spirituale, non scindibili tra di loro. Ed ecco allora, provate a sentire, per esempio, a questo proposito, un'applicazione concreta. Ve la voglio fare con la voce assolutamente ineccepibile, estrinseca, di Paolo, Paolo di Tarso. Lettera ai cristiani di Roma. Ascoltate questi versetti, che sono, tra l'altro, non gli unici che nel Nuovo Testamento ribadiscono la legittimità dell'autorità civile e il dovere del rispetto nei confronti delle leggi dello Stato. Ciascuno, capitolo 13, dal versetto 1 al 7, ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio. Quelle che esistono sono stabilite da Dio. Era la concezione globale generale, ma anche per noi nel senso generale di una lettura cristiana, tutto l'essere fa parte del divino. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna.
I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non avere paura dell'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada. È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non solo per timore della punizione, ma anche per ragione di coscienza. E continua con la questione fiscale persino. Per questo infatti voi pagate anche le tasse. Dovete pagare anche le tasse. Quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi si devono le tasse, le tasse. A chi l'imposta, l'imposta. A chi il timore. A chi il rispetto, il rispetto. Certo, il linguaggio è legato, appunto, vi dicevo, questa visione un po' globale religiosa, però è fuori di dubbio che egli riconosce, e non dimentichiamo che era l'impero romano in questo momento, e imperatore era Nerone, tra l'altro, però si riconosceva la legittimità del diritto romano. Ecco perché è necessario riportare ancora in ambito di credente il rilievo del rispetto della legalità, che è il tema di questo cortile dei gentili. E qui io lo dico soprattutto da parte del credente, con tutta la sua dialettica di diritti e di doveri, con tutto anche il monito. E qui entriamo nella seconda parola, date a Dio quel che è di Dio, che è la morale. La morale nel senso più ampio del termine, con tutto anche il principio della coscienza a cui abbiamo fatto prima nei confronti dei governanti. Se essi sono corrotti, se essi fanno leggi ingiuste, se essi per primi si comportano violando quelle norme che sono da essi costituite nella loro autonomia, essi sono due volte colpevoli. Ed ecco allora dall'altra parte la morale. Sulla morale noi dovremmo dire tanto, ma qui io vorrei soprattutto ricordare una parola sola che riassume la morale cristiana in maniera particolare. La possiamo anche declinare in una maniera un po' più laica, questa parola, la parola amore. Però la potremmo anche declinare come solidarietà. E a questo proposito io vorrei ricordarvi, proprio per rappresentare la complessità dell'amore, che comprende anche la giustizia, che comprende una dimensione morale e comprende il rispetto del diritto, e comprende anche l'incrocio difficile, non sempre facile, tra Stato, Cesare e Dio. Ebbene, vorrei ricordarvi ora una testimonianza di un vescovo. Io non vi dico chi è questo vescovo all'inizio, ve lo dirò alla fine. Sembra un predicatore dei nostri giorni quasi, un vescovo che sente molto il problema della giustizia e della solidarietà, soprattutto in un mondo in cui l'economia ha perso il contatto col diritto e con la morale, ha scisso completamente, ha costruito delle architetture scandalosamente ingiuste. Ebbene, ecco le sue parole. La terra è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e per i poveri. Perché, o ricchi, vi arrogate un diritto esclusivo sul suolo? Quando aiuti il povero, tu, o ricco, non gli dai del tuo, ma gli rendi il suo. Infatti, la proprietà comune che è stata data in uso a tutti,
tu solo la usi. La terra è di tutti, non solo tua. Dunque, quando aiuti il povero, tu restituisci il dovuto, non elargisci un tuo dono. Pensate, siamo, adesso posso dirvi chi è questo vescovo, è il vescovo della mia diocesi d'origine, Ambrogio, nel IV secolo, nella sua opera De Nabute, ricordando l'episodio di Naboth. Questo senso forte, vedete, di una carità effettiva, di diritti, vedete, che devono tener conto anche dello sguardo sulla dimensione morale. Non possono procedere indipendentemente. Ed è per questo che non può un'economia prescindere, per esempio, dalla categoria gratuità. Per essere economia seria, per avere la sua qualità autentica, cosa che invece è stato dimenticato dalla speculazione finanziaria, per esempio, oppure da queste leggi assolute e totali dei mercati. Ecco allora l'importanza, e qui possiamo sentire la voce dei profeti che risuona, quella voce che ci impegna all'amore, la voce di Cristo anche, la voce che ci impegna all'amore, ma l'amore operoso. E allora vedete che in questa maniera, se il diritto sta attento alla morale, perché la stessa persona che al tempo stesso è cittadino e credente oppure persona con una sua dignità, deve contemporaneamente anche la morale stare attenta al diritto, in questa armonia veramente abbiamo la possibilità di vivere autenticamente l'amore. E a questo proposito vorrei concludere questo secondo aspetto, il terzo sarà molto più breve, quello che voglio proporvi. Vorrei concluderlo, questo tema dell'amore, ricordandolo, questo tema della morale che è espressa soprattutto dall'amore solidale, che è espresso dai profeti in maniera incisiva e da Cristo poi in maniera radicale e totale. Tra parentesi, non dimentichiamo che, se è vero che ho ricordato prima un predicatore come Ambrogio, così realistico, non dimentichiamo che nella stessa maniera realistici sono i profeti. Quando un Amos dice: voi vendete un povero per il costo di un paio di sandali, quando dice così, non dice una dichiarazione, un misero diventa schiavo per un costo di un paio di sandali. Noi sappiamo che proprio nell'interno del calmiere dei prezzi dell'antico Vicino Oriente, in alcune città, un disgraziato che non aveva più soldi per vivere si vendeva come schiavo e il suo costo era l'equivalente di un paio di sandali di lusso. E quindi il profeta, come vedete, puntava l'indice concreto, il suo impegno, l'impegno che richiedeva era un impegno autentico, operoso. Ebbene, vorrei, ho detto, concludere con una immagine che desumiamo e che spesso io evoco quando parliamo dell'amore, proprio per andare al di là del cristianesimo, anche considerando che questo sia quasi l'emblema del cristianesimo. È una piccola parabola tibetana che suppone un uomo il quale sta camminando nel deserto. E mentre cammina su una pista nel deserto, vede da lontano profilarsi all'orizzonte una forma oscura che avanza, ed egli pensa che sia una bestia, per cui è pieno di paura, perché nel deserto non puoi ripararti. E allora cosa deve fare? Prosegue, sperando che non sia così pericoloso quell'incontro.
va avanti e si accorge, avanzando, che in realtà non è una bestia, è una figura umana. Ma la paura non cessa, perché può essere un bandito, un brigante, un predone del deserto. E che cosa devi fare? Devi proseguire. Ed egli prosegue. Secondo questa parabola proprio non guarda più la paura che è in noi, soprattutto nei confronti dell'altro, di tutto ciò che è diverso da noi, per cultura, per mentalità. Prosegui e senti che ormai i passi di quello sono davanti a te. E allora questa parabola conclude così. Alzai gli occhi, guardai. Lo guardai in volto, ormai davanti a me. Ed ecco, era mio fratello che non vedevo da 20 anni. Capite, il guardare negli occhi, il volto, ritrovare l'umanità, questo è l'amore alla fine, ritrovare il comune tessuto umano. Terza e ultima parola, cultura. Vuol dire anche, e non solo cultura, fede anche, vuol dire verità. Questa parola non la si pronuncia più. Si cerca di evitarlo e la si lascia alla Chiesa, casomai. Anche i filosofi non la amano molto, questa parola. Anche perché si è introdotto un concetto di verità che è completamente sorprendente e che prima non era declinato in questa forma. Il concetto di verità attuale è stato rappresentato molto bene da un pensatore americano, il quale diceva: noi ora la verità la concepiamo come una ragnatela, la elaboriamo come il ragno da noi stessi e la facciamo, la disegniamo come vogliamo. La verità è diventata una realtà soggettiva, per cui anche l'etica tante volte. Se è vero che tu crei il vero e il falso come ti pare oggi e domani lo muti, è chiaro che tendenzialmente cominci anche a comportarsi così nei confronti della categoria del bene e del male. Guai a voi, dice Isaia, che chiamate luce, tenebre, tenebre, luce, dolce, amaro e amaro, dolce, giusto, l'ingiusto e l'ingiusto, giusto. Ecco allora questa prima concezione dominante. E qual era invece la concezione, quella classica, quella che dobbiamo ancora riportare? In un certo senso io credo ancora alla base del nostro itinerario culturale anche. Ed è quella concezione che aveva rappresentato già il mondo classico, lo stesso Platone, quando nel Fedro immaginava il cocchio dell'anima che correva nella pianura della verità. La verità perciò, vedete, ci precede e ci eccede. La verità è da conquistare. La verità è infinita. Ed è per questo che il cristianesimo, ma non solo, prima altre religioni, comincia a dire che la verità è Dio, eterna e infinita. E Cristo stesso, vedete, l'ultima sera della sua vita terrena, osa fare quella dichiarazione. Io sono la via, la verità e la vita. Il divino, col suo infinito e col suo eterno, si apre davanti a noi e noi camminiamo. Non è la verità una realtà che possiamo tenere in mano e manipolare. Non è una realtà soggettiva. Noi la conquistiamo, certo. La plasmiamo conquistandola, ma essa è, sta. Ed è per questo, come diceva,
con una bella immagine uno scrittore importante del secolo scorso, Robert Musil, nell'Uomo senza qualità. Diceva: la verità non è come una pietra preziosa da prendere in mano e mettere in tasca una volta che l'hai conquistata, è come un mare in cui ti devi gettare per navigare vedendo sempre altri orizzonti. Nella verità, la verità non la si ha, vi si è, diceva un altro filosofo, Adorno. Capite la differenza? Vi si è, siamo dentro e dobbiamo. Ed è questa la grande avventura, io penso, fondamentale che stiamo perdendo, della ricerca autentica, la ricerca della verità, chiamiamola con un altro nome, ma la ricerca, andare sempre oltre, vedere l'altro, andare e tendere all'infinito e all'eterno. Ed è questa la grande forza, vedete, dell'arte, che è sorella della fede, in questo, della fede autentica. L'arte tende all'infinito di sua natura, non vuole rappresentare il visibile, ma l'invisibile che è nel visibile, diceva un grande pittore come Paul Klee. Ed è per questo che allora è necessario ritrovare anche questa ricerca della verità. Io ho concluso, vorrei rievocare questi tre elementi che ho fatto passare davanti ai vostri occhi. Elementi che sono umiliati tutte le volte che la bruttezza, l'immoralità, la violazione della legalità trionfano. Si umilia, si sfregia, si uccide anche tante volte la persona. Si dimentica, si squarta in mezzo questa unità tra diritto e morale e diventano parole senza senso. Si perde il gusto della bellezza della ricerca, si perde il gusto del cammino nell'interno di questo orizzonte grandioso. E allora noi ritroviamo in finale l'unità, la sintesi. Fede, cultura, comunque vogliamo definire la fede anche per i non credenti, fede, cultura e società, religione, cultura e società, cerchiamo di ritrovare insieme ancora un nodo d'oro che riesca ad unire questa realtà che tante volte noi frammentiamo, rompiamo, disperdiamo, dissolviamo. E lo faccio concludendo con un settenario che ripeto spesso io per parlare di una vera cultura e di una vera società. E proprio per evitare che sia come sono partito all'inizio e come mi sono mosso usando soprattutto il grande codice della nostra cultura, che è la Bibbia, questa volta ancora vado nel mondo lontano di un'altra religione. Vado nel mondo della cultura indiana e propongo un settenario, ho detto, sette principi che vengono mostrati da Gandhi in una sua opera. Questi sette principi sono un esame di coscienza che dobbiamo fare, perché noi vedremo come queste realtà continuiamo a spezzarle, ed è per questo che viviamo in un mondo desolato, in un mondo di ingiustizia, di illegalità, di bruttura, di bruttezza, di angoscia. Io lascio a voi che ognuno di voi senta questa connessione che fa Gandhi, che è anche un esame di coscienza. Dice: l'uomo si distrugge, primo, con la politica senza principi. Secondo, l'uomo si distrugge con la ricchezza
senza lavoro. Terzo, l'uomo si distrugge con l'intelligenza senza il carattere, senza la sapienza. Gli intelligenti sono anche criminali, tante volte, raffinatissimi, come lo erano coloro che lavoravano per Hitler. Quarto, l'uomo si distrugge con gli affari senza la morale. Quinto, l'uomo si distrugge con la scienza senza umanità. Sesto, l'uomo si distrugge con la religione senza la fede. Fondamentalismo insegna. E da ultimo, l'uomo si distrugge con l'amore senza il sacrificio di sé. E con queste sette parole concludiamo idealmente questa riflessione incompleta che abbiamo fatto su un orizzonte così ampio, che è però anche l'orizzonte in cui siamo, viviamo e ci muoviamo. Grazie. Ovviamente ringraziamo di cuore il Cardinale Ravasi per questa introduzione e prolusione così bella, magnifica, direi perfettamente coerente al luogo in cui ci troviamo. E io do a tutti una buona serata, una buona notte e l'appuntamento è per domani mattina a Palazzo Steri, all'Università, dove terremo nella sessione antimeridiana due panels, alle ore 9:30 cominciamo. Focalizzeremo soprattutto il tema appunto legalità, cultura della legalità. Al pomeriggio, cioè alle 14:30, altri due panels e focalizzeremo il tema della società multireligiosa. Ed infine domani sera alle 20:45 sul Sagrato della Cattedrale, animato dall'Arcidiocesi di Palermo, una serata di canti, suoni, danze, quasi tutti voi sapete di che si tratta, testimonianze ovviamente, e così concluderemo questo cortile. Grazie a tutti e buonanotte. Filippo, Filippo, c'è anche l'ambasciatore.